Eccoci qua per le mie ragazze dell'acquario. Andiamo subito a vedere come saranno le previsioni che vanno dal 14 al 20 febbraio con questo meraviglioso oracolo di Sephirion. Allora, andiamo subito a vedere, questo oracolo ci dà la possibilità di interagire ancora di più con la parte più profonda di noi stesse e noi stessi e andare a vedere come manifestare la versione migliore di noi quotidianamente con le intuizioni che ci giungono grazie ai mondi superiori. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'acquario, 14-20 febbraio, abbiamo questi nuovi codici del 222, come li abbiamo inseriti, come bisogna adempiere al meglio per manifestarli, vediamo un po'. Allora, utilizziamo uno dei sentieri, la parola chiave di questa settimana. No, non mi stava già uscendo rinnovamento, ma ancora non le ho battute, anche se è difficile battere queste cartine, questi bigliettini. No, già vedete, benevolenza, sì, ho capito, ma è una da poco, guardale, vabbè, ok, ho capito, aspetta, faccio una cosa, che casino questo. Allora, così, e prendiamo questo. Ok, allora andiamo subito a vedere qual è l'energia generale e poi che si applica in tutti gli ambiti. Ribaltare e invertire la visione, capovolgimento. Beh, ragazze, qua in questa settimana già mi arriva da dirvi che voi cambierete prospettiva completamente su una dinamica importante della vostra vita. È come se voi aveste proprio integrato tutto quello che vi serviva da integrare rispetto a una particolare circostanza e ribaltate completamente la situazione, perché ribaltate il punto di vista e fuori si manifesta una situazione completamente capovolta, rinnovata, migliorata rispetto a quello che avete integrato all'interno, grazie a quei codici 22-2022. Questa carta ti chiede anche di cambiare il punto di vista rispetto a delle situazioni, e proprio oltre al fatto che già lo farai in questa settimana, ti viene richiesta di andare incontro a quel ribaltamento di quel punto di vista, di quella visione su determinate circostanze della tua vita che ti hanno fatto magari tribolare un po', ok? Perché poi quando noi cambiamo il punto di vista su una situazione in particolare, ci abbiamo messo tanto tempo e ci abbiamo lavorato sopra, questo va a effetto domino su tutti gli altri aspetti della nostra vita, ci rendono più flessibili anche su altri aspetti. Ci sarà un capovolgimento di situazione. E la vittoria! Leggete, ragazze, la vittoria! Wow, ragazze mie! E che cos'è in questa settimana? Grande lavoro 222 che ci ha investito questi portali energetici. Ragazze mie, già vi dico che avrete la vittoria su una situazione in particolare che magari vi ha fatto tribolare. Lo vedrete prima di tutto all'interno di voi e poi nella manifestazione. Sentirete prima sul piano dell'etere, quindi sulla pelle, che è avvenuto il ribaltamento di una situazione, lo vedrete poi nel piano 3D, che può essere istantaneo o può essere conseguenziale durante i giorni. Quindi rispetto a un particolare settore che mi sta arrivando da dirvi, lavoro, amore, rapporti interpersonali, voi si ribalta tutto, avete cambiato qualcosa al vostro interno, già l'avete fatto e lo vedrete manifestato. Quindi la vittoria avrete, grazie, e anche vi dico una cosa, in conformità al fatto di perseguire quel cambio di punto di vista su una situazione in particolare, vi viene richiesto di continuare a perseguire quel cambio di punto di vista per avere questa vittoria qui. Cambiamento di abitudini, cambiamento di qualcosa, magari avete fatto qualcosa che mi arriva da pensare che per il vostro progresso, passaggio evolutivo, vi siete dovute confrontare con voi stesse, ammettere determinati errori di percorso che non sono mai errori, cioè capovolgere la situazione in base a come vi siete comportate precedentemente rispetto a un determinato ambito, fate o avete già fatto completamente l'opposto per mettervi alla prova, e quindi quel mettervi alla prova vi porta, quell'esservi messe alla prova o il mettervi alla prova in questa settimana facendo cose completamente diverse dal passato vi dà la vittoria. Wow, ok. Allora, ragazze mie, vediamo subito cosa accade, le mie ragazze dell'acquario, i miei ragazzi, settimana che va dal 14 al 20 febbraio. Ragazze mie, vi chiedo di connettervi per favore col vostro santissimo angelo custode, in modo tale che abbiate le informazioni funzionali al vostro preciso scopo in questa settimana, ok? Così da aprire il canale a livello cosciente e farvi arrivare le intuizioni funzionali a ciò che vi serve. Per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'acquario,
settimana dal 14 al 20 febbraio, chiediamo agli angeli 72, angeli maestri ascesi, per favore. Cosa accade alle mie ragazze, ai miei ragazzi e alla persona con cui state in connessione in modo preponderante? Cosa accade alle mie ragazze, ai miei ragazzi? 9 di denari, ah, vi vedo nell'abbondanza totale. Cosa accade? 2 di coppe, ragazze mie, siete pronte all'amore incondizionato? Che succede qua? Ok, cosa accade alle mie ragazze? Ok, 4 di spade. Cosa accade? E paggio di denari. Ok, qual è l'energia delle mie ragazze in questa settimana? Qual è l'energia? Paggio di spade. Allora, ragazze mie, io vi dico già una cosa. Voi state acquisendo un punto di vista diverso rispetto a delle circostanze specifiche. State anche studiando probabilmente su come adempiere al massimo del vostro potenziale, del vostro benessere, come poter far crescere la vostra vita, la vostra attività, o avete già studiato tanto, avete analizzato tanto su questo. Infatti io vi vedo in un'energia completamente di abbondanza del 9 di denari, a godere dei frutti della vita che vi sta dando, anche un'abbondanza economica o lavorativa per alcune di voi, e questo vi porta ad essere emotivamente e psicofisicamente autonome rispetto a un intorno laddove prima c'erano delle difficoltà di natura emotiva. Ora vi dico perché. Voi ribaltate completamente una situazione perché state nella gioia e nell'abbondanza in questa settimana. Avete capito come si fa? Questo mi arriva da dire. E questo vi porta ad avere una visione del tutto nuova rispetto a delle circostanze. Avete capito che alzando le vostre frequenze attirate a voi la vittoria delle circostanze esterne a vostro favore in tutti gli ambiti della vostra vita. In questa settimana vi vedo infuocarvi nella vostra attività lavorativa, anche con delle partnership che prima non avreste considerato, che magari avete guardato con sospetto, potete guardare con sospetto, ma a un certo punto vi viene un'intuizione geniale rispetto a una situazione specifica, anche lavorativa, che vi fa avere la vittoria in determinati ambiti. Ok, ora ragazze mie, io qua vi vedo che avete potuto, allora, rispetto per esempio a una, allora, nella, vi dico perché è singolo, ragazze mie, prima di tutto poi parliamo della coppia, che è molto interessante qui la coppia. Perché è singolo, ragazze mie? Probabilmente state guardando da lontano una persona che vi interessa, a questa persona pure interessate, ok? Quindi si sta, questa persona mi sta arrivando da dirvi che vi vede nella vostra abbondanza, nel vostro splendore, nel vostro successo, e può rimanere incerta su come dirvi, come fare, mi faccio avanti, non mi faccio avanti. Quindi può avere questo tipo di oscillazione qui, perché vi vede molto nel vostro potere personale, ok? Fatto sta che a un certo punto è possibile che questa persona si faccia avanti, quindi alla vittoria su se stessa questa persona si faccia avanti, e voi vi accorgete di questa persona che non vi ha, che inizialmente magari se la conoscevate già non vi sareste mai aspettate una, diciamo, una, un exploit, ok? Un qualcosa che da amico può diventare qualcos'altro, non l'avreste considerato, diciamo, e lo iniziate invece a considerare perché siete nel pieno delle vostre forze. Ok? Questo per le ragazze single, quello che mi arriva lampante. Adesso vi dico che rispetto a una persona specifica, ragazze mie, che avete nel cuore, questa persona vi sta osservando tantissimo da lontano. Vede che voi vi siete anche progredite da un punto di vista proprio di abbondanza, vi prendete molto più cura di voi stesse, avete anche fatto delle, avuto un'abbondanza anche magari a livello lavorativo, siete andate incontro alla realizzazione dei vostri progetti, vi vede diverse, ok? Allora, questa persona che vi spia da lontano per capire quando è il momento giusto di parlarvi di qualcosa di costruttivo che ha a che fare con il vero amore di coppia, può essere in questa settimana o che stia ancora vagliando delle ferite che ha avuto rispetto a una vostra situazione specifica, oppure si può fare avanti in questa settimana a seconda dei casi, ragazze mie. Mentre voi osservate le cose da lontano, questo si fa avanti. La vostra persona del cuore specifica se sta lontano. Io vi dico, per alcune di voi questa persona è tornata, se aveva altre relazioni è tornata da sola, ce lo conferma il 9 di denari, ed è pronta al 2 di coppe, ossia all'amore incondizionato, a costruire qualcosa insieme, perché sono due entità autonome, tu e questa persona, che vi unite,
ok? Che vi unite, non c'è il bisogno del controllo del possesso, una sorta di vittoria sull'ego mi arriva. Questo 4 di spade ci dice anche che sia tu hai sofferto tanto in questa situazione, in questa relazione, affinché tu potessi avere la tua autonomia emotiva e quindi dedicarti al tuo lavoro, a prenderti cura di te stessa per uscirne fuori nel modo vincente, sia che tu lo puoi fare in questa settimana, sia che tu l'abbia già fatto. Anche questa persona è stata in silenzio, mi arriva con questo 4 di spade per molto tempo, e qua c'è un paggio di denari che ci parla dell'avvenuta integrazione di quelle dinamiche di sofferenza che hanno potuto mettere il blocco alla relazione. Ok, adesso vediamo per le mie ragazze, vedo la vittoria, per le mie ragazze, tu è la persona con cui stai in connessione forte, questo 9 di denari, di cosa parla? Della regina di denari, sì, ragazzi miei. Ok, questa è una persona che vuole costruire. Qua abbiamo un 5 di bastoni. Ha avuto delle conflittualità con se stessa questa persona prima di arrivare alla consapevolezza di voler una stabilità, di voler costruire qualcosa insieme a te di importante, perché ti vede nel pieno del suo splendore, del tuo splendore, ti vede piena e ricca. Questa persona ti vede anche come colei che ha fatto a meno di lui, ok? O di lei se sei uomo. Questa persona ti vede nel pieno del tuo potere, splendida, e questo può creargli anche molta gelosia, questo 5 di bastoni che abbiamo qua sotto, può creargli anche molta gelosia, comunque sia sua conflittualità interna, se si è messa in pausa la relazione, la frase che mi viene da dire è: ma che ho fatto? Ti vede, questa persona ti vede proprio come se tu lo stessi estraniando, ok? Questa è la sensazione che mi arriva, e questo può portarlo a delle conflittualità interne. Per alcune di voi, per la persona che è tornata da sola, se aveva altre relazioni, questa persona è tornata da sola, per alcune, ok? A livello proprio energetico non compare altro. Il 2 di coppe, tu è la persona del tuo cuore. Tu la persona, ti sono due di coppe, tu la, sì, qua c'è la giustizia e il 7 di denari. Allora, questa persona vuole questa relazione con te senza mezzi termini, affinché si possano seminare nuovi frutti e prendersi cura dell'albero che sboccia insieme, perché questa è la cosa più giusta da fare, questa relazione con te, e adesso è in grado di farlo. Questa è l'energia che vige su questa persona. Ok, questo 4 di spade di cosa parla? Tu la persona del tuo cuore? Questa persona ti viene a chiedere scusa. Qua c'è un cavaliere di coppe che giunge dopo la pausa del 4 di spade. L'apertura del cuore, la confessione di un amore, qualcosa che è inerente proprio a questo 2 di coppe. Do perché senza di te si sente solo. 5 di denari. E dopo l'abbandono, mi conferma che c'è potuto essere un abbandono, o anche una crisi economica, una perdita economica per lui, per cui, o comunque rispetto a questi denari, forse state in connessione con un segno di terra, toro, vergine, mi viene da dire. Perché vi dico questo? Perché il raggiungimento di un successo materiale da parte di un segno di terra, o anche se non è segno di terra, se parliamo anche di uomo, laddove si vede il radicamento, la propria autostima sulle cose materiali che fa. Allora, questa la pausa è stata messa primariamente per il motivo perché c'era una crisi economica da parte sua che voleva raggiungere determinati obiettivi. Al di là se ci sono state situazioni karmiche relative ad altre donne in mezzo, ok? Ma quello è il percorso di fiamma, lo spiego sempre. Anche se non è fiamma, vige la stessa cosa. Quindi, questa persona dopo la pausa vuole aprire il suo cuore. Questo paggio dei denari, tu la persona del tuo cuore in questa settimana, di cosa parla? Questo paggio dei denari parla di un re di bastoni, la voglia assolutamente di non fermarsi davanti a niente per comunicare, per un inizio concreto rispetto a qualcosa quindi di costruttivo. Questa persona vuole superare ogni ostacolo che c'è potuto essere con il 9 di bastoni, si è potuta interporre tra di voi la realizzazione di questa comunicazione che porta alla realizzazione di questo amore, e vuole assolutamente andare incontro al superamento di questi ostacoli. Non a caso qua abbiamo la vittoria, il capovolgimento della visione, del ribaltare totalmente la situazione, magari dopo che ti ha guardato tanto, ha cercato di agire come agisco, come non agisco. Ok, entriamo nel vivo dei sentimenti di questa persona, l'abbiamo già visto, ma andiamo nel più a profondo. I sentimenti per te di questa persona, per le mie ragazze dell'acquario.
Qua c'è la forza di voler superare qualsiasi dinamica che si è interposta tra di voi. Forza perché si sente come se ha perso tante occasioni non avendolo fatto prima, tante occasioni con il 4 di coppe, una noia, una nostalgia, quindi deve prendere, si sente di prendere la forza per superare queste dinamiche qui. Qual è la tua energia, i tuoi sentimenti nei confronti di questa persona? Qual è la tua energia? Sì, la tua energia è quella di 4 di bastoni, possibili fiamme gemelle, 11-11, è quella proprio del, è infatti re di coppe, tu ami senza mezzi termini questa persona, e l'amore, probabilmente per molte fiamme gemelle sanno che è l'amore della vita, o comunque sia stanno lottando per la connessione, ma lottando per la connessione dentro se stesse, affinché possano sentire dentro se stesse, lo spiego sempre, l'amore incondizionato per se stesse, perché è quello che devi sperimentare attraverso la sofferenza dell'amore che senti per l'altro. Quando questo si è suggellato dentro di te, la fiamma torna. Prima di quel momento la fiamma non torna, lo dico per esperienza, non torna. Quando si suggella quell'amore di te all'interno, la fiamma si palesa. È molto forte la stessa dell'acquario, ragazzi, eh? Lui trova qua, vuole trovare tutto il coraggio per superare la difficoltà, perché sa che tu lo ami. Ok, qual è l'energia tra tutti e due, per favore? Qual è l'energia tra tutti e due? Qua c'è un 5 di bastoni e un paggio di coppe. L'energia di entrambi è quella di aprire il cuore alle conflittualità che ci possono essere dentro di voi e ci possono essere state. L'energia tra tutte e due, magari ci sono anche altre dinamiche in mezzo affinché si vogliono risolvere queste dinamiche, affinché si possa aprire il cuore anche con un piccolo gesto, iniziare a parlarsi in modo più sereno e chiedere anche scusa per le dinamiche che sono potute intercorrere tra tutti e due. Questa è l'energia di tutti e due, ok? Quindi anche per te che stai guardando. Che sono dinamiche interne. Il 5 di bastoni ci parla anche della competizione, della gelosia che potete avere entrambi, l'uno per l'altra, ma anche di quelle dinamiche interne tue e sue, dove una parte di te dice una cosa, una parte di te ne dice un'altra, sì lo voglio, poi non lo voglio, poi no, ma così, ma ok, vi dite le stesse cose. Rispetto a tutte queste dinamiche a livello energetico c'è la voglia di aprire il cuore e comprendere, integrare quegli aspetti della personalità che sono in dissonanza affinché possano convogliare in un unico obiettivo, che è quello dell'apertura di cuore. Ok, allora adesso ditemi quali sono le azioni che questa persona si sente guidata dal suo divino a fare in questa settimana. Ragazzi, c'è un 3 di denari qua, si sente guidato a trovare delle soluzioni con te affinché si possano superare queste difficoltà. 6 di spade mi parla delle difficoltà superate, anche uno spostamento verso di te, e quindi ci parla del spostamento dove non ci sono più le difficoltà per trovare delle soluzioni insieme e mandare avanti un rapporto meraviglioso. Sì ragazze, qua per molte che non si vedono ci può essere un incontro, per altre c'è da rimandare, ovviamente dipende dal livello di coscienza di tutte. Fatto sta che tu hai la vittoria in questa settimana capovolgendo la visione rispetto alle dinamiche di cui abbiamo parlato, ok? Perché questo 5 di bastoni, ragazze, riguarda entrambi, ci sono aspetti della tua personalità, della sua personalità che sono in dissonanza tra loro e che finché non si risolvono rallentano la manifestazione. Può essere questione di autostima, questione di attaccamento, di controllo, di possesso, ok? Tutte queste dinamiche di cui ne parliamo sempre tanto, fatto sta che tutte le cose che lui farà in questa settimana rispetto a te, o lei rispetto a te se sei uomo, hanno come comune denominatore la voglia di andare via dove non ci sono più difficoltà insieme, spostarsi, proprio anche uno spostamento geografico, affinché col 3 denari che ci parla della necessità di trovare insieme delle soluzioni per mandare avanti un rapporto meraviglioso, sia che tu lo veda, sia che tu non lo veda, ok? Ok, ragazzi miei, adesso vi lancio la carta del il potere della Dea per vedere cosa ti vorrebbe dire, cosa significhi tu per lui, cosa significano le mie ragazze per la persona del loro cuore. Guarda ragazze, la saggezza divina, tu sei colei che ha la saggezza divina e lui è tremendamente affascinato dal tuo riuscire a rendere la vita meravigliosa a te stessa e agli altri. Cioè tu hai fatto bingo nella tua vita, mi arriva con questa carta, hai il pieno riconoscimento dell'altro,
perché tu l'hai avuto con te stessa. Tu l'hai avuto con te stessa, hai avuto la vittoria, anche molte sul vostro lavoro mi arriva. Tu sei la saggezza divina. Cioè, tu sei veramente Sofia per lui. Bellissimo. Ancora, cosa ti vorrebbe dire? Quindi come ti vede? Cosa significhi per lui? Ti vorrebbe dire la verità. La verità di tutto quello che è successo, ti vorrebbe dire la verità, conscio del fatto che tu hai una profonda consapevolezza, compassione e comprensione. Ti vorrebbe dire la verità di tutto quello che è successo perché tu per lui rappresenti la verità. La verità sopra ogni cosa e tu meriti la verità. Ancora, cosa ti vorrebbe dire? Chi sei per lui? Chi sei per lui? Chi sei per lui? Chi sei per lui? Il passato. Allora, tu sei... Ti vuole dire, quello che mi sta arrivando da queste carte, ti vuole dire la verità rispetto a quello che è successo nel vostro passato, perché tu per lui sei la saggezza divina. E se ci sono state delle pause, qui una pausa importante, era relativa a delle cose che magari tu hai potuto vedere, hai potuto pensare altro, ma lui ti vuole spiegare la verità di qualcosa che non è così come hai pensato, con questa carta del passato. Ti vorrebbe dire che lui ha pensato tanto al vostro passato e la verità è che tu sei la saggezza divina. E abbiamo qui questo cavaliere di coppe, la presa di coscienza del fatto che vuole aprirti il suo cuore. Andiamo a mettere qual è la verità di quello che lui pensa di te ancora. La verità ancora che lui pensa di te. Cosa pensa ancora di te? Qual è la verità? Oltre a quello che ha riflettuto sul suo sul vostro passato. Un'altra carta sulla verità per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'acquario. Tu sei la sua fortuna. Riflettendo sul suo passato, anche sulle storie che ha avuto, secondo me, della sua vita, eccetera, tu sei la fortuna della sua vita, con la saggezza divina. Non chiedo altro perché si sono espresse, sei la sua proprio fortuna, vittoria. Quindi, ragazze mie, adesso vi metto una carta degli oracoli dello sciamano per vedere qual è il consiglio per voi per questa settimana, per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'acquario. Qual è il consiglio per le mie ragazze e i miei ragazzi di questa settimana? Eccola. La danza degli spiriti, ragazze mie, qua vi verranno suggeriti, avrete intuizioni, sogni premonitori. La danza degli spiriti ti dice proprio che adesso tu hai la guida di tutti i tuoi antenati, hai la guida proprio sotto forma di intuizioni, percezioni, tutto ciò che è inerente alla... ti sentirai connessa con l'universo e le intuizioni che ti vengono dai mondi sottili sono la verità di tutto. Rispetto alla tua vita in questa settimana e alla situazione con lui, mi raccomando, alle intuizioni che ti vengono, al bando il mentale, le intuizioni che ti vengono ti stanno mandando delle intuizioni degli ambiti proprio dei mondi sottili. La danza degli spiriti dice: ascolta quelle intuizioni, tutto ha un senso, quello che è accaduto e quello che accadrà, ed è a tuo favore perché tu hai la vittoria. Ok? Quindi, ragazze mie, meravigliose, io spero di esservi stata utile, vi abbraccio dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.